Ciao, oggi ti porto qui in Maremma. Abbiamo trasformato una casa in 100% elettrica, sia per il riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria. Hanno sfruttato il superbonus, ma qualcosa è andato storto. Non te lo racconto io, ma te lo farò raccontare direttamente dalla proprietaria, perché qualcosa è andato storto. E visto che ci sono, ti faccio raccontare anche dall'installatore come ha realizzato l'impianto, in modo che ti fai un'idea complessiva di quanto è difficile sfruttare questo superbonus. Se non l'hai ancora fatto, però iscriviti al mio canale YouTube e clicca sulla campana a fianco per ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video. Ciao, io sono Samuele Trento e aiuto le famiglie a vivere senza gas, quindi a trasformare le case in 100% elettriche sfruttando l'impianto esistente, che sia un impianto a pavimento oppure a radiatori. Inizio questo video raccontando, anzi meglio, te la faccio raccontare direttamente dalla proprietaria cosa è andato storto con il superbonus del 110%. Infatti diverse banche avevano creato delle aspettative altissime che facevano loro tutte le pratiche, che acquistavano il credito velocemente. In realtà tutto questo si è bloccato, inceppato, e la cliente ha dovuto fare di testa propria. Ma dai, te lo faccio raccontare da lei. Allora, noi abbiamo iniziato a valutare la possibilità di fare lavori sfruttando l'ecobonus 110, diciamo appena uscita la normativa a maggio-giugno 2020. In pratica abbiamo iniziato con i nostri tecnici molto bravi a impostare le pratiche da poi presentare agli istituti di credito a settembre-ottobre. Abbiamo iniziato appunto a interpellare gli istituti di credito, vari istituti di credito che però non avevano ancora molta competenza sulla normativa, e ne abbiamo trovato uno che sembrava un pochino più competente. Abbiamo impostato la pratica, in realtà poi diciamo che non è andata a buon fine. Quindi abbiamo avuto un po' di difficoltà con questo istituto, diciamo forse per una poca competenza nella gestione non facile, di questo tipo di accesso a questo credito. Abbiamo, diciamo, preso noi in prima persona la situazione, abbiamo impostato con i nostri tecnici, il nostro ingegnere che è stato molto preciso e attento, tutta la pratica, e abbiamo fatto la cessione direttamente all'Agenzia delle Entrate, quindi andando con tutte le asseverazioni dell'Enea e tutto quanto fatto in proprio, non passando da banca, e abbiamo ceduto il credito direttamente alle Poste, che devo dire, sono stati molto preparati e ci siamo trovati insomma molto bene, quindi è andato tutto per il meglio e siamo contenti di aver fatto questo investimento. Beh, diciamo che noi siamo sempre stati a favore delle energie rinnovabili. Dovendo andare a ristrutturare in una zona come la Maremma, che comunque è valorizzata in tutta Italia per la natura, il territorio, la conservazione dell'ambiente, anche la Regione Toscana poi comunque è sempre stata molto attenta alla conservazione dell'ambiente, abbiamo deciso di optare per far diventare la nostra casa totalmente green. Bene, adesso ti riporto in centrale termica per farti vedere come è stato realizzato l'impianto e ti faccio raccontare direttamente da chi l'ha realizzato, da chi ci ha messo mano, come ha costruito questa soluzione e come ha reso possibile tutto ciò. Eccoci qua, abbiamo la nostra pompa di calore. Le tubazioni sono isolate, tutte sottoterra, passano sottoterra in traccia. Vengono al modulo idronico, dove dietro abbiamo un puffer da 40 litri. Dopodiché viene spillata l'acqua da queste due pompe, una per il piano primo e una per il piano terra. Il riscaldamento e raffrescamento viene fatto con i fan coil. Abbiamo messo dei contenergie per tenere sotto controllo tutti i consumi. Se vuoi capire cosa servono i tubi qua dietro, ho realizzato il videocorso Senza gas in 7 giorni, una serie di video inediti dove ti accompagnerò nel capire come evitare impianti sbagliati, bollette esagerate e come realizzare la tua casa 100% elettrica.
Nel modulo idronico ovviamente c'è una valvola a tre vie che va a fare l'acqua calda sanitaria in questo bollitore da 500 litri. Dopodiché l'acqua calda anche qui si divide, va al piano terra e al piano primo. Anche qui abbiamo la possibilità di dividere gli impianti, quindi sapere quanto consuma uno e quanto consuma l'altro. E adesso andiamo di là a vedere un altro impianto per l'acqua calda sanitaria. Andiamo! Allora, in questa centrale possiamo trovare subito il tubo dell'acquedotto, dopo il quale abbiamo installato dei filtri che secondo noi sono fondamentali. Abbiamo un filtro per le impurità e un filtro polifosfati che ci permette di non far attaccare il calcare alle tubazioni. In particolare in questa centrale è stato usato tutto ottone perché ci garantisce un passaggio sempre costante dell'acqua. A differenza magari di raccordi zingati che con queste tipologie di acque tengono ad occludersi. Abbiamo una pompa di calore da 450 litri dove la parte sottostante viene scaldata da un pannello solare che è proprio qui sopra la centrale termica. Abbiamo anche canalizzato tutte le condense, le valvole di sicurezza per una questione sia estetica che anche di funzionalità. Beh, l'ultima chicca, la pompa di calore è stata installata ortogonale al vento, cioè il vento non va a influire sull'efficienza della pompa di calore. È un piccolo dettaglio che fa un'enorme differenza, soprattutto in pieno inverno. Bene, spero di averti dato qualche spunto in più, soprattutto per casa tua. Con questo ti saluto e se vuoi approfondire vai sul mio blog a samueletrento.it. Se non l'hai ancora fatto iscriviti al mio canale YouTube così da rimanere aggiornato su tutti i prossimi video. E se hai qualche domanda specifica per il tuo caso, allora scrivila nei commenti qui sotto.